Hello, all of you. Buonasera. I'm Wim Wenders, and I welcome you to Laurent's concert, The Pope of the Suburbs. Laurent and I, we've worked together for more than 30 years, and I stopped counting our common projects and films. I wish I could be there with you and experience with you the power of music and sound tonight, together with a spiritual, social, and meditative message that poetry and peace can always create. An artist is an apostle of beauty, Papa Francesco said. And he means all of you. You're all apostles of beauty, love, and kindness. You're all capable of a smile, of humor, and of gentleness. I wish you a great night tonight and have fun. Il
Viaggiamo, perché non capiamo veramente che cosa è il tempo. I giorni passano, stagioni, anni, secoli, siamo giovani, invecchiamo, moriamo. We're all subject to time, but we do not control it. We'd like to think we're in control, but things happen anyway. Earthquakes, floods, hurricanes, and man-made disasters are washing over us as well. Ma ancora peggio di questi disastri naturali sono le nostre azioni, guerre, carestie, violenze, terrorismo. 150 species die out every single day in another couple of generations. All sorts of birds, fish, and insects will be extinct forever. No more butterflies, no more elephants. Soon we'll number 8 billion people on the planet. 1 and more billion of them hungry. There are ways to live them out of poverty, so this is not happening. So, what can we do? Cosa possiamo fare? How should we live? Today. How can we live in peace? With each other, with our planet. Come possiamo vivere in pace con l'altro, con il nostro pianeta? 800 years ago, one man had radical answers to all these questions. Who lived here? In this small town in the Umbrian Mountains of central Italy. San Francesco d'Assisi.
Saint Francis of Assisi. A revolutionary of Christianity and of mankind. Change of attitude is needed for a new brotherhood of man. And isn't that exactly what is needed today? Yes, here we are, all of us. With great expectations of the first pope from the Americas. The first from the southern hemisphere. The first Jesuit, most of all. The first pope ever to choose the name of Francis. He has to be radical and modest at the same time. Blow a Franciscan breeze into the world again. Other than courage and humility.
El mundo de hoy, en su mayoría, es un mundo sordo. Y creo que entre nosotros, los sacerdotes, hay muchos sordos. Entonces, cuando yo les digo que se involucren en la vida de la gente, les estoy hablando de cercanía. Que hablen poco, que escuchen mucho, digan lo justo y miren siempre a los ojos. Esa cercanía en el sacerdote provoca una actitud de ternura espiritual, que es la que tiene Dios con nosotros. ¿Sai cosa significa que una persona no si voglia tanto bene a se stessa? Una persona che vuole, che ha voglia di fare il Papa, non si voglia a se stesso, eh? Ma io non ho voluto fare il Papa. Va bene? Con amor, generosidad.
piace parlare dei tre T: trabajo, lavoro, terra e tetto. Il tetto come casa, il senso della famiglia. La terra per renderla fruttuosa e il lavoro l'atto più nobile che l'uomo abbia. Con le sue mani, creando. Those three T's, we all take them for granted. Enough to eat and drink, a home, a steady work. Molti di noi li danno per scontati. Basta mangiare, bere, una casa, un lavoro costante. Sono diritti umani. They're basic human rights that everybody should have access to. Fondamentali. But because this is not the case, Pope Francis, in his first year in office, created a forum of popular movements and grassroots organizations. Alla curia romana come a un piccolo modello della Chiesa, cioè come un corpo che cerca seriamente e quotidianamente di essere più vivo, più sano, più armonioso e più unito in se stesso con Cristo. Comunque, essendo la curia un corpo dinamico, essa non può vivere senza nutrirsi e senza curarsi. Come ogni corpo umano, esposta anche alle malattie, al malfunzionamento, all'infermità. E qui vorrei menzionare alcune di queste probabili malattie. Sono malattie e tentazioni che indeboliscono il nostro servizio al Signore. Incominciamo con la malattia del sentirsi immortale, immune o addirittura indispensabile.
trascurando i necessari e abituali controlli. Una curia che non si autocritica, che non si aggiorna, che non cerca di migliorarsi, è un corpo infermo. La malattia della rivalità e della vanagloria. La malattia dei circoli chiusi. La malattia della faccia funerea. La malattia della schizofrenia esistenziale. La malattia dell'Alzheimer spirituale. E l'ultima. La malattia dell'accumulare. Quando l'apostolo cerca di colmare un vuoto esistenziale nel suo cuore accumulando beni materiali, non per necessità, ma solo per sentirsi al sicuro. Mientras haya una iglesia que ponga su esperanza en la riqueza, Jesús no está allí. Repito, mientras haya una iglesia que ponga la esperanza en la riqueza, Jesús no está allí. Adamo, dove sei? Dove sei? Ci riferiamo a un triste segno della globalizzazione, dell'indifferenza. Ci stiamo lentamente abituando alle sofferenze altrui, come se fosse una cosa normale. Dobbiamo cuidarnos di un triste segno della globalizzazione della indifferenza. Va acostumbrando lentamente al sufrimiento de los otros, como si fuera algo normal.
tragico. L'aumento dei migranti non riconosciuti come rifugiati dalle convenzioni internazionali è un fenomeno drammatico. Non possiamo rimanere indifferenti a questo. Non ne abbiamo alcun diritto.
Francis had in mind. The unison and solidarity of all men before God. With Sister Mother Earth. Our harmony with nature. As he named her so tenderly. Saint Francis was a visionary in his time. He realized very early on that man's relation to nature was getting out of balance. That we were, well... We are still today looking at our planet upside down. Saint Francis wrote the first poem in the Italian language. In his Canticle of the Sun, he was praising God through all of his creation. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sole laude, la gloria, e l'onore, e tonne benedizione. Ad te solo, Altissimo, se confanne. Laudato sia, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messor lo frate Sole, lo quale io orno, e t'allumini noi per lui. Laudato si, praise mi Signore, my Lord, per Sora Luna, system, e le stelle, and the stars, in cielo le formate, in fonte, et preziose, et belle, and precious, and beautiful. Laudato si, praise Signore, be you, my per frate Lord, brother, when, et per aere, and et jubilo, et serena, et donne et esumi, per lo quale in every kind of tue creature ci hai sospettaste. Per Sora Acqua, la quale è molto utile, et humile, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per Frate Fuoco, per lo quale innallumini la notte, ed ello è bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per Sora Nostra Madre Terra, la quale ne sostenta et governa. The common good. That's what Saint Francis had in mind. The unison and solidarity of all men before God. Pensemos en el logro del descubrimiento de la energía atómica y pensemos en Hiroshima. Por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad. Son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente consolidada cultura del descarte. Todos son responsables.
la cultura de descarte. Es una vergüenza, somos responsables. Somos responsables. In June 2015, something unprecedented is happening. A letter by a pope is read by the entire world, not only by Catholics or Christians. In his encyclical on the environment, subtitled On Care for a Common Home, Pope Francis urges us to understand that protecting the planet is our most pressing task today. La teología que hay en Laudato Si está en diálogo con la ciencia. Dios nos dio esta capacidad de la investigación. The world is stunned. Who would have expected the Vatican to be so explicit and to denounce the reckless exploitation of our planet so directly, backed up so thoroughly by facts and numbers? Bíblica de la creación es una forma mítica de expresar lo que ha sucedido, pero es un desarrollo, una evolución. Like on a big canvas, the Pope's concerns are even projected right onto the facade of St. Peter's Basilica.
Non è necessario credere in Dio per essere una brava persona. In un certo senso, l'idea tradizionale di Dio è superata. Possiamo essere spirituali, ma non religiosi. Per molti, la natura è una chiesa. Alcune delle migliori persone della storia non credevano in Dio. Mentre alcune delle peggiori azioni vennero fatte nel suo nome. Crisis of a magnitude not seen since the Second World War. On this continent, 2,000 of persons are led to travel north in search of a better life for themselves and for their loved ones. We, the people of this continent, are not fearful of foreigners, because most of us were once foreigners. Essere al servizio del dialogo e della pace significa anche essere veramente determinato a minimizzare i conflitti armati in tutto il nostro mondo. Francis has no weapons other than words. But do words still count today? Some of the hard-boiled American congressmen were moved to tears. Maybe because there's a man who lives what he preaches. Pope Francis is not into fighting wars. He wants to instigate peace as a man of God, together with other men of God, here at Ground Zero, the very symbol of religious fanaticism.
years ago, when Saint Francis raised his voice, he traveled to the Holy Land. In the middle of the Crusades, the most ravaging war of his time, and put his life on the line to instigate peace between Christianity and Islam. Francis first tried to convince the Christian fighters and commanders to end the bloodshed. And then, at great risk, he walked directly to the highest authority of the Islamic world, the Sultan of Egypt. The story goes that the Sultan, wise as he was very impressed by the saint's fearlessness, his poverty, and his moral clarity. So he listened to him. Let him go unharmed, and said when they parted, "Pray to God for me, to reveal to me the law and the faith that is most pleasing to God." Each man learned from the other. Each man learned from the other. Each man learned. Each man learned from the other. Each man learned. Each man learned from the other. Each man learned. Each man learned from the other. Each man learned. Each man learned from the other. Each man learned from the other. Each man learned. Each man learned from the other. Each man learned. Each man learned from the other. Each man learned. Each man learned from the other. Each man learned. Each man learned from the other. Each man learned. Somos hermanos, nos guste o no nos guste, somos hermanos. Nessuno di noi è un'isola, un io autonomo e indipendente dagli altri. Possiamo costruire il futuro solo insieme, senza escludere nessuno. Le tue azioni hanno un impatto sulla gente, tanto più sei chiamato a essere umile. Altrimenti il potere ti rovina e tu rovinerai le altre. Non è debolezza la tenerezza.
grande fortezza. E usare gli occhi per vedere l'altro, per ascoltare il grido dei piccoli, dei poveri. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Il tempo vola e sembra persino accelerare. Il nostro mondo è in costante fermento, anche la verità è diventata una specie di via di estensione, false notizie, cinismo, le bugie e la corruzione sono l'ordine politico del giorno. Abbiamo tanto da fare. E dobbiamo farlo insieme. There's a lot to do, and we have to do it together. L'eredità di San Francesco sopravvive. Abbiamo tanto da fare. E dobbiamo farlo insieme. Mira con el corazón y el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Y si es ateo, es el mismo amor. Di San Francesco sopravvive. St. Francis lives on. Personal. Todos los días, después de rezar las laudes, rezo la oración de Santo Tomás Moro para pedir el sentido del humor, sense of humor, y que empieza de una manera que hace reír. Dame, Señor, una buena digestión, pero también algo para digerir. Wake everyone, the dawn has come. Light is streaming from the sun. The garden blessed, the bird that sings, nature gives us everything. Everything. Thank you.
warm. The time has come to mend, to tend, a coming home, to give all thanks. So I sit, extend a hand to those in need. When the soul yearns for love, it comes flowing from above. Mercy, hold humility. These are the Thank you.